Sono passata poi, essendo molto molto fan delle loro Knicks lingerie, nello stand padiglione, in realtà, perché era una struttura enorme di Knicks. Allora, da Knicks mi hanno dato questo tatuaggio qui con i loro rossetti, quest'altro tatuaggio qui con scritto Just Win It, Life, Eyeliner, Everything, sempre hashtag Knicks. Due delle loro caramelle gommose perché c'erano stati degli eventi. Ok ragazze, dopo l'ultima clip che avete visto, purtroppo si è scaricata la batteria della videocamera, quindi oggi è il giorno successivo e voglio finire di farvi vedere tutti i prodotti che ho ricevuto al Cosmoprof. Vi parlavo di NYX perché praticamente nel loro stand ho ricevuto questa pallina con all'interno uno specchietto fucsia e nero di NYX che adesso non riesco ad aprire. Nello stand di Sante mi hanno fatto provare questa Family Soft Cream al melograno e fico. È questa in barattolo che contiene 150 ml di prodotto. Ragazze, ha un profumo buonissimo, che sa proprio di melograno e mi piace davvero tantissimo. È naturalmente biologica come tutti i prodotti Sante. Ho trovato anche lo stand di Sobio e Jonzac e mi hanno lasciato qualche campioncino, crema viso protettiva per pelli normali e miste, crema ricca per idratazione veloce, e invece di Sobio la BB Cream, che questa, vabbè ragazze, lo sapete se mi seguite da un bel po', è il mio prodotto preferito ed è la numero 02, la adoro, anche se io utilizzo la numero 01 perché, come vedete, sono molto chiara. Ed infine la crema anti-age da giorno di Sobio. Lo stand di Lavera era davvero bellissimo, è molto molto grande e molto molto rosa, e mi hanno lasciato la crema da notte che combatte i segni di stanchezza, la crema illuminante per gli occhi, siero per il viso, balsamo o maschera per i capelli, la crema per le mani 2 in 1, la crema antifatica. Questi sono poi i nostri passi per il Cosmoprof mio e del patatone. Fisionatura, che praticamente è un'azienda di cosmetici officinali naturali e naturalmente biologici, mi ha lasciato questo cartoncino: crema corpo, crema viso esfoliante Fisionatura e crema viso rigenerante per il viso, e invece l'altra è per il collo e décolleté. Passiamo poi allo stand di Dr. Aushka, spero di averlo pronunciato bene, comunque è un marchio che mi piace tantissimo e che produce anche make up. Qui mi hanno lasciato due campioncini del loro dentifricio. Nella parte del Cosmo Prime ho ricevuto questa qui, che praticamente è la Coffee Original Mark Face and Body Scrub, quindi praticamente è uno scrub per il corpo ma anche per il viso di questa marca MAC. È naturalmente un prodotto naturale e che può essere utilizzato sia in vasca che in doccia. Sempre al Cosmo Prime sono stata allo stand di Itse, spero si pronunci così, che è un marchio non italiano di make up, e mi hanno lasciato questo ombrettino qui che sto guardando l'inci e devo dirvi che è abbastanza buono, e praticamente è quelli in cialdina così, quindi con la calamita sotto, che poi si può mettere in qualunque palette. Le loro palette erano davvero bellissime, questa colorazione blu molto molto carina, che se poi magari siete curiose ve lo faccio vedere all'opera in un Get Ready With Me, scrivente e facilmente sfumabile. Il colore anche è molto bello. Nello stand di Lady Lia Biologica mi hanno invece lasciato questa mascara, che praticamente è il mascara a volume fino al 99% tra gli ingredienti naturali. Infatti Lady Lia ha una propria linea tutta bio, di cui io vi avevo parlato anche sul blog. Infatti avevo trovato Lady Lia biologica d'acqua e sapone in super sconto, che mi ero trovata bene con tutto tranne con una matita marrone che non era molto scrivente. Questo è il loro mascara, questo è lo scovolino, è molto molto particolare perché inizia più grande e termina proprio fino. È un cosmetico biologico e non vedo l'ora di provarlo per vedere l'effetto sugli occhi. Sono stata poi nello stand di Skin & Co. Qui abbiamo il siero viso tonificante al tartufo, la crema mani al tartufo, la crema corpo rosmeri e verbana, la crema corpo al cedro,
amaro, il trattamento ultra idratante corpo al tartufo, perché per il Cosmo Prof avevano proprio lanciato questa linea tutta al tartufo. Nello stand di Alma Kay ho ricevuto la crema per le mani, la crema idratante SPF 15. Sono passata poi nello stand di Benecos, dove mi hanno lasciata poi il loro mascara volume. È un natural mascara vegan volume, è stato l'anno dei mascara questo per me. Lo scovolino è così, quindi abbastanza cicciottoso, è nero e la profumazione è abbastanza buona, è a base di vitamina E e si chiama Magic Black. Da Plum, sempre al Cosmo Prime, ho ricevuto il serum Pore Chill e Sore Chill, e è un pennellino, lo vedete, faccio vedere che è meglio, dovrebbe servire per far allungare le ciglia e per rinfoltire le sopracciglia. Questa è, vedete, non è un mascara, è più un pennellino che tu metti sulle ciglia e dopo 15-20 giorni si dovrebbe avere questo effetto più rimpolpato, con ciglia più lunghe. Ho visto anche le loro foto su Instagram e fanno proprio vedere l'effetto prima e l'effetto dopo, quindi non vedo l'ora di provarlo. È un marchio naturale vegano. Ho trovato uno stand in cui presentavano il loro olio, un antiossidante olio per il viso, composto da semplicemente due ingredienti, Vitis Vinifera Oil, ed è questo piccolino qui. Questa confezione contiene 3 ml di prodotto e mi ricordo che la signora allo stand mi disse che ce n'è bisogno davvero di pochissimo. Bene ragazzi, con questo è tutto, spero che questo video sul Cosmo Prof vi sia piaciuto. Credo che taglierò video in due parti, facendone due, di modo che posso parlarvi meglio di ogni azienda nello specifico, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!